La giornata importante per Teramo e l'Abruzzo, voluto fortemente questi stati generali della disabilità e delle politiche sociali, ci aspettano sfide importanti. Colgo l'occasione per ringraziare il ministro Locatelli e il ministro della disabilità che ha subito raccolto il mio invito partecipando a questo importante evento in cui ci sarà un ulteriore confronto e dibattito con l'associazione, il settore, tutte le istituzioni e continuo il lavoro fatto con l'approvazione del piano sociale, questo nuovo strumento che ci permetterà di andare incontro alle fragilità abruzzesi che sicuramente si sono accentuate dopo il periodo della pandemia. Ha menzionato il piano sociale, è un piano sociale importante per i prossimi anni. Sì, un piano sociale che rappresenta una sfida per l'intero Abruzzo, in cui abbiamo triplicato i fondi, una dote finanziaria di 450 milioni, una spesa pro capite oltre i 90 euro per ciascun abruzzese, quindi quasi un terzo in più rispetto al 2016, quindi sicuramente daremo risposte a quelle persone che sono in difficoltà. Un piano che appunto, come dicevo, prevede una serie di misure, quali il caregiver, la vita indipendente, il dopo di noi, il rimborso delle spese oncologiche, fondi per la lotta alla povertà, case rifugio, centri antiviolenza, veramente tante misure da mettere in campo, lo faremo di concerto con i sindaci, l'Unione dei Comuni, gli enti d'ambito. Bisogna fare un lavoro sinergico e poi la particolarità di questo piano sociale che ho voluto fortemente è quello di rendere omogeneo il trattamento tra le persone in difficoltà, perché prima anche tra comuni limitrofi c'erano trattamenti diversi. Sì, è vero, io come sanità metterò in evidenza la rete territoriale che è finalizzata proprio a un'assistenza del territorio, un'assistenza di prossimità. La rete territoriale nostra prevede investimenti di 216 milioni e quindi la possibilità non solo di avere una struttura come gli ospedali di comunità, strutture come case di comunità, ma come voi sapete anche unità mobili e tutto ciò che è una teleassistenza, una telerefertazione, quindi la possibilità attraverso la sanità digitale di entrare nelle case dei nostri cittadini, quello che noi dobbiamo garantire è quell'assistenza dopo la dimissione dell'ospedale, ossia la presa in carico protetta del paziente. In modo particolare viene rivolta un'attenzione attraverso l'assistenza alla cronicità, quindi parliamo di disabilità, di case di RSA, di case residenziali e il nostro obiettivo è anche quello di rivedere tutto questo tipo di assistenze, già l'abbiamo fatto, ma stiamo passando a quella che è la cosiddetta integrazione sociosanitaria.